No inciuci, no governi tecnici, no giochini di palazzo, la parola subito al popolo, scrive in un tweet Salvini che rincara la dose dopo aver ufficializzato la crisi ed essersi apertamente candidato a premier, chiedendo agli italiani pieni poteri. Prende in giro il paese, replica Di Maio, ormai nell'angolo, mentre Conte incalza, Salvini venga in Parlamento a spiegare perché vuole la crisi. E cominciano a delinearsi i prossimi passaggi dopo l'annuncio della mozione di sfiducia al Premier Conte presentata questa mattina dalla Lega in Senato. Il dibattito a Palazzo Madama dovrebbe tenersi dopo Ferragosto, anche se Salvini vuole arrivare al più presto allo scioglimento delle Camere. Ma la decisione spetta al Capo dello Stato che prima farà le consultazioni. Tecnicamente la prima data utile per il voto anticipato potrebbe essere quella del 13 ottobre. E la crisi del governo con le conseguenti tensioni politiche penalizzano fortemente Piazza Affari che perde oltre il 2%, penalizzati soprattutto i titoli bancari, sale lo spread che è arrivato a toccare anche e superare quota 240 punti base. Il mercato ora guarda il giudizio di Fitch sul rating italiano in arrivo nel pomeriggio con gli analisti che si attendono un declassamento. Papa Francesco scende in campo in difesa dell'Europa che si è indebolita, dice, ma non può e non deve sciogliersi e va salvata. In una lunga intervista alla stampa il pontefice mette in guardia dai pericoli del sovranismo, definito un'esagerazione che spaventa e che porta sempre alle guerre. Si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934, sottolinea Bergoglio. A Hong Kong centinaia di manifestanti stanno protestando all'aeroporto contro il governo e la polizia locale, mentre da Pechino arriva un durissimo monito agli Stati Uniti, accusati apertamente di essere coinvolti nelle proteste di piazza. Diffuse le fotografie di un diplomatico statunitense tra i manifestanti. Hong Kong è della Cina, sono inaccettabili le interferenze straniere, tuonano le autorità cinesi. Buongiorno, benvenuti al Telegiornale 7. Allora, apriamo con la crisi di governo di fatto, anche se formalmente non è proprio così. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, infatti ha respinto la richiesta arrivata dalla Lega, da Matteo Salvini, di dimettersi, ha espresso molto chiaramente la sua volontà di portare la crisi in Parlamento, un luogo dove, dice Conte, il Vice Premier Salvini dovrà spiegare chiaramente in qualità di senatore e di leader della Lega perché intende mettere fine in modo anticipato e brusco all'esecutivo. Intanto la Lega questa mattina ha presentato una mozione di sfiducia in Senato contro lo stesso primo ministro Conte. Diario della crisi di governo, giorno 1. Dopo il divorzio notturno tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, poche ore fa è arrivata in Senato la mozione di sfiducia al Premier Giuseppe Conte firmata dal Carroccio. L'Italia dei sì non aspetta, attacca Salvini su Twitter. La parola subito al popolo, no inciuci, no governi tecnici. Il governo giallo-verde è al capolinea, 14 mesi di alleanza sono sufficienti. La stazione finale è quel voto sulla mozione No TAV dei 5 Stelle, bocciata in modo trasversale al Senato. Le parole che ufficializzano la crisi, quelle che Salvini rivolge al suo premier ieri pomeriggio. Si è rotto il rapporto di fiducia, non ci sono più le condizioni per andare avanti. Il ritornello bomba, che ripete anche dal palco del comizio di Pescara, per poi svelare tutte le sue carte. Se mi candida premier, quello sicuramente sì. E intanto oggi continua il suo beach tour a Termoli, Campobasso, in stile campagna elettorale a caccia di voti 5 Stelle. La cosa più utile da fare per gli italiani, più trasparente, più dignitosa, è di andare a votare il prima possibile. Dopo questo governo ci sono solo le elezioni e la Lega è pronta, prima si fa, meglio è. La contromossa di Conte esplode inaspettata agli occhi dei leghisti, con Salvini in prima linea a chiederne le dimissioni per arrivare allo scioglimento delle Camere prima di Ferragosto. Un blitz non riuscito. Salvini venga in Parlamento a spiegare al Paese perché vuole la crisi, si impone Conte in una conferenza stampa improvvisata a Palazzo Chigi dopo le 10 di ieri sera, dove mette in scena tutta la sua resistenza. Basta con la narrativa di un governo dei no, il governo non è respiaggia ma a lavorare per gli italiani. Pronta alle elezioni anche Di Maio, che accusa la Lega di aver
presa in giro il Paese e chiede che prima passi in aula il taglio dei parlamentari in agenda per il 9 settembre, l'ultimo campo di battaglia per il capo dei 5 Stelle, già bocciato però dal suo ex alleato di governo. Se passa questa legge non si va più a votare, controbatte Salvini, tempo scaduto. Quello che si apre ora è uno scenario inedito. Al momento non è previsto un secondo incontro al Quirinale fra Conte e Mattarella. Lo scenario più plausibile è quello che martedì prossimo ci sia la riunione dei capigruppo, il 20 e il 21 agosto dibattito e voto alla Camera, e in questo modo la prima data utile per le elezioni sarebbe quella del 13 ottobre, ma non si escludono neppure le due domeniche successive, il 20 e il 27 ottobre, in modo da abbinare alle politiche il voto delle regionali in Umbria. Ecco, un voto al quale Luigi Di Maio vuole arrivare con meno parlamentari, è intervenuto su questo proprio poco fa con un post su Facebook, dice nessun problema ad andare al voto, anzi dopo quel che è successo ci corriamo alle urne, ma io la prossima volta a votare voglio andare per un Parlamento con 345 poltrone in meno, 345 maxi stipendi in meno e con 345 politicanti in meno, dice Luigi Di Maio in questo post che avete appena potuto vedere. Naturalmente siamo di fronte ad un terremoto politico estivo, come forse non se ne sono mai visti prima, che va a scuotere fortemente anche le stesse opposizioni, che sono costrette a questo punto a serrare le fila, a prepararsi ad una campagna elettorale in tempi molto brevi. Non si esclude neanche la formazione di nuove formazioni politiche, dunque i nuovi posizionamenti sono in corso. Il rapido precipitare degli eventi spinge le opposizioni a rivedere i loro piani a medio e lungo termine. Il tempo è poco, quello utile per preparare la macchina elettorale che deve essere pronta per l'autunno. Nel centrodestra gli alleati di Salvini guardano la Lega da diverse prospettive. In Forza Italia la frattura di Giovanni Toti e la nascita di un nuovo soggetto più vicino a Salvini agita il partito, con Silvio Berlusconi che nutre ancora la speranza di un centrodestra unito. La Lega ha finalmente staccato la spina al governo, è il momento di ridare energia e fiducia a un paese umiliato dai no dei pentastellati, scrive in una nota il portavoce azzurro Giorgio Mulè. Mentre Giorgia Meloni punta ad essere l'unico alleato della Lega, con l'ambizione di superare il 40% alle elezioni e far nascere una maggioranza totalmente sovranista. Bisogna andare subito al voto, dice la Meloni oggi al Corriere. Non vorrei che con la scusa della manovra e delle speculazioni ora si inventino manfrine di palazzo. Nel Partito Democratico il segretario Nicola Zingaretti punta Salvini come principale avversario da battere. Ha fallito e messo l'Italia in ginocchio, scrive su Twitter il segretario PD. Ora scappano per paura della manovra finanziaria perché non sanno cosa fare. E aggiunge scuola, investimenti, sanità, per creare lavoro, prepariamoci per un programma per l'Italia. Zingaretti ha rinnovato già ieri sera l'invito all'unità del partito in uno schema simile a quello che ha portato al buon risultato delle europee e con Matteo Renzi in campo. È arrivato il momento di una battaglia che riguarda ognuno di noi, ha detto ieri sera in Toscana l'ex premier. Se c'è un motivo per cui mi rimetto in campo è che non riuscirei a guardarmi allo specchio se lasciassi un paese nelle mani di chi stiga ad avere paura degli altri. Chiudendo definitivamente all'ipotesi di una nascita di un nuovo soggetto politico di stampo centrista, ipotesi ventilata nelle settimane precedenti, ma che con il repentino cambio di scenario vanno rimesse nel cassetto. Ma prima del voto Renzi lancia un appello. È fondamentale mettere in sicurezza i conti degli italiani. Non possiamo far aumentare l'IVA per lo sghiribizzo di Salvini. Quasi a mandare un messaggio per rallentare il corso degli eventi, nell'ipotesi che i tempi si dovessero allungare per lo spauracchio dei mercati e della tenuta dei conti pubblici. Ecco, appunto, proprio la tenuta dei conti pubblici è forse la cosa più importante anche agli occhi del capo dello Stato, anche perché le scadenze a breve termine sono molteplici e poi c'è in ottobre la legge di stabilità che è necessario varare. Facciamo allora un punto su questo. Nei giorni più difficili del governo giallo-verde l'orologio delle scadenze continua a girare. C'è una manovra economica da fare, ci sono gli appuntamenti con i mercati finanziari e poi c'è l'Europa che, anche se abbiamo scampato la procedura di infrazione, continua a monitorare i nostri conti. Ed è proprio con l'Europa la prima scadenza in arrivo. Il 26 agosto cade il termine per la presentazione della candidatura italiana per il commissario nell'Unione Europea. Ma ora, a crisi aperta, chi lo indicherà? Poco fa
Bruxelles ha rifiutato di pronunciarsi sulla situazione italiana. Stiamo monitorando, è stato il commento della portavoce della Commissione. Nel calendario della corsa ostacoli per l'Italia da assegnare il 27 settembre, termine entro il quale dovrebbe arrivare in Parlamento la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che conterrà le nuove previsioni su PIL, deficit e debito e getterà le basi per la legge di bilancio del prossimo anno. E poi ottobre sarà un lungo autunno caldo, se si andrà a elezioni lo vedremo. Quel che è certo è che entro il 15 dovrà essere presentata a Bruxelles la bozza della nuova manovra economica e il 20 scadranno i termini per la presentazione in Parlamento del disegno di legge ufficiale. E in questa situazione di incertezza non si potrebbe escludere neanche l'ipotesi di una manovra anticipata affidata ad un governo di scopo per mettere in sicurezza i conti e scongiurare, fra le altre cose, l'aumento di 3 punti dell'IVA, reperendo le risorse necessarie, 23 miliardi di euro, ancora non è chiaro dove. Se la legge di bilancio non venisse approvata entro i termini, scatterebbe l'esercizio provvisorio in cui il governo, qualunque esso sarà, avrà poteri e possibilità di spesa fortemente limitati, con ovvie ripercussioni anche sulla credibilità da parte degli investitori. Ma sul tavolo ci sono numerosi altri dossier aperti, come quello di Alitalia. Mancano 40 giorni all'esaurimento delle risorse, con la nuova compagnia che deve ancora mettere a punto il piano industriale con 500 milioni di euro di perdite nel 2018 e 11.000 lavoratori da tutelare. La Lega oggi ha assicurato che la manovra economica la farà chi ha avuto il consenso degli italiani, una risposta a distanza al PD che accusa Salvini e Di Maio di essere scappati dal governo proprio per paura della manovra. Queste dunque le scadenze davvero cruciali per la tenuta economica del nostro Paese, ma ancor prima ci sono gli effetti immediati di questa ennesima crisi e si sono visti immediatamente sulle borse. Piazza Affari è in rosso e lo spread è schizzato, si è impennato fino a 240 punti base che sono stati anche superati. Una tempesta perfetta quella sui mercati, ai quali l'ultima decisiva spinta per il tonfo in negativo la dà la crisi politica italiana. Se le borse del vecchio continente perdono tra il mezzo ed il punto percentuale sull'onda di dati macroeconomici che parlano di crisi anche per la Germania, Milano perde più del doppio, proprio perché alla crescita zero, al debito pubblico esorbitante, si aggiunge la crisi politica in un periodo nel quale si dovrebbero gettare le basi della manovra economica, per la quale siamo già sotto osservazione da parte dell'Europa. Prospettive non confortanti, confermate oggi anche dal nuovo dato sull'inflazione rivista a luglio, ancora al ribasso allo 0,4%, mentre il paniere dei beni essenziali, il cosiddetto carrello della spesa, segna un più 0,6%. Sotto assalto anche i titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund tedeschi esordisce sopra i 230 punti, per poi scendere sotto la soglia psicologica dei 230, solo il tempo di subire una nuova impennata, superando quota 240. E brutte notizie per il tesoro anche dall'asta dei bot ad un anno, con il rendimento che torna positivo. Male soprattutto le banche, considerate ancora l'anello debole del sistema economico nazionale, con perdite di UBI, MPS, Unicredit superiori al 5%. In controtendenza invece Atlantia, capogruppo dei Benetton, la caduta del governo giallo-verde potrebbe significare una boccata d'ossigeno nel contenzioso sulle concessioni autostradali. A fare crescere la tensione c'è anche l'attesa, proprio questa sera a mercati chiusi, del nuovo verdetto di Fitch sul rating italiano, con gli analisti che già scontano in borsa il possibile downgrade. Al momento il rating italiano è BBB con prospettive negative, proprio legate all'instabilità politica che fino ad ora ha impedito di mettere mano ai problemi economici nazionali. Ora che la crisi è conclamata, rischiamo di finire ad un passo dalla raccomandazione di non investire più in Italia, con conseguenze devastanti per il finanziamento del nostro debito pubblico. A preoccupare Fitch e le altre agenzie di rating, che stileranno il loro verdetto tra settembre e ottobre, e anche la probabilità di un futuro governo sovranista che entri per la terza volta in rotta di collusione con l'Unione Europea e vari una manovra populista in deficit sganciata da ogni riferimento macroeconomico. Mercati dunque molto attenti all'argomento riforme e allo sviluppo del Paese, che per gli imprenditori passa anche dal proseguimento della costruzione della TAV, la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, su cui si è consumato l'ultimo fatale strappo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle.
Una piccola rappresentanza della protesta NoTav oggi si è spostata a Susa davanti alla caserma, dove i carabinieri stanno notificando i fogli di via ad attivisti e simpatizzanti del movimento per le tensioni delle ultime settimane. L'ha ricevuto anche Anna Maria, nel movimento da oltre 10 anni. Lo rispetterà? No. Ma no, di certo. Ma è quello che è successo a Roma negli ultimi giorni a rafforzare la rabbia NoTav, il tema che ha rotto definitivamente il rapporto tra gli alleati di governo. Quello che conta qui è la fiducia, che non c'è più verso i 5 Stelle, bollati come traditori. I proclami di un nuovo autunno caldo e di una battaglia che ogni volta resta sempre la stessa. Noi sappiamo che cosa faremo, continueremo ad essere sul nostro territorio in solidarietà con tutte le altre lotte, non solo ambientali ma anche sociali. Oggi i NoTav erano pronti a cogliere in valle quella che hanno definito la banda del buco, il neo governatore del Piemonte Alberto Cirio e i suoi assessori. Nessuna parata però a Chiomonte, come previsto all'inizio, nessuna giunta in terra nemica. Questioni di ordine pubblico e di opportunità politica. La giunta si terrà a Torino. L'idea del presidente della regione, nata per marcare il territorio dopo il via libera del governo alla TAV, è naufragata, resta in piedi la visita al cantiere, prima volta dopo l'insediamento, con assessori e con i responsabili di TELT, la società italo-francese incaricata di realizzare l'opera. Un cantiere, quello di Chiomonte, sorvegliato 24 ore su 24 da militari, polizia e carabinieri. Questo è il tunnel geognostico della Torino-Lione, lato Italia, cantiere di Chiomonte. È un tunnel che è stato completato nel 2017. Adesso i lavori qui sono fermi. A luglio sono stati pubblicati gli avis de marché e da settembre le aziende potranno partecipare ai bandi di gara. Insomma, per vedere le ruspe qui dentro ci vorrà ancora molto tempo. Cirio visiterà il tunnel geognostico. Da giorni chiede le compensazioni per i comuni coinvolti nei lavori, ma il presidente del Piemonte ha incassato soprattutto il malcontento di 11 sindaci NoTav e SiTav che hanno bollato come passerella mediatica l'iniziativa di fare la giunta in Val Susa e si sono sfilati come Avernino Di Croce, sindaco di Venaus, NoTav. E noi siamo disponibili ad andare a parlare, anche se la posizione di molti comuni sulle compensazioni è che le compensazioni sono un risarcimento per dei danni e quindi è una tacita ammissione la loro con le compensazioni, che quello che fanno è un danno alla popolazione e al territorio. Ecco, questo è quello che avviene sul territorio nel contesto di giornate convulse di cui vi abbiamo raccontato tra Palazzo Chigi, Montecitorio e anche il Quirinale, dove il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto sicurezza bis, non però non sottolineando alcuni punti fortemente critici e ribadendo che per quanto riguarda i migranti in mare l'obbligo di soccorrerli persiste chiaramente. Questo avviene nei giorni in cui la Open Arms continua a navigare nel Mar Mediterraneo senza possibilità di attracco, ma ci sono anche altre imbarcazioni che hanno proceduto a dei soccorsi. 80 migranti salvati a ridosso delle acque libiche, un gommone prossimo ad affondare una nave, quella di SOS Mediterranei, che immediatamente riceve un avvertimento dal ministro degli interni. Ocean Viking, l'imbarcazione che ospita anche Medici Senza Frontiere, ha salvato dalla morte certa questa mattina 80 persone nel Mediterraneo. Neanche il tempo di darne annuncio su Twitter che per la nave umanitaria partita mercoledì scorso da Marsiglia arriva il messaggio lanciato da Matteo Salvini, che ha contestualmente scritto al ministro per la giustizia e l'immigrazione norvegese chiedendogli di farsi carico dell'Ocean Viking, ONG francese con nave con bandiera norvegese carica di 80 immigrati in acque libiche. Sono pronto a firmare il divieto d'ingresso nelle acque italiane, lo stesso divieto che ha raggiunto 8 giorni fa Open Arms, nave dell'omonimo ONG spagnola, che attende da più di una settimana in acque internazionali di capire se e quando potrà far sbarcare i 121 migranti salvati in mare. Oggi sulla nave è salito anche l'attore statunitense Richard Gere, che ha portato viveri, e domani sarà protagonista di una conferenza stampa a Lampedusa insieme al fondatore della ONG Oscar Camps. Sulla nave ci sono anche 32 minori e tra questi 2 gemellini di 9 mesi. Per questo l'organizzazione non governativa ha presentato ieri, dopo giorni di richieste in ascolto,
ascoltate un ricorso alla Procura dei Minori di Palermo chiedendo indicazioni su un porto sicuro nel quale far sbarcare i migranti soccorsi senza incorrere nelle sanzioni previste dal decreto sicurezza bis, sequestro della nave, multe fino a 1 milione di euro. Su questo e sull'obbligo previsto dal diritto internazionale di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo si sono concentrati soprattutto i rilievi che ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha espressi in una lettera inviata al Presidente del Consiglio Conte e a quelli di Senato e Camera Alberti, Casellati e Fico. Il Capo dello Stato ha firmato la conversione in legge del decreto sicurezza bis, ma ha sollevato due criticità sulle quali chiede al Parlamento di intervenire. Oltre alla problematica eliminazione della cosiddetta tenuità del fatto nei reati di violenza o resistenza a pubblico ufficiale, il Presidente della Repubblica ha ribadito, citando una sentenza della Consulta, che le sanzioni per chi viola il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane debbono essere proporzionate ai comportamenti. Intanto il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno contro l'ordinanza che aveva imposto al Comune di iscrivere all'anagrafe una donna armena richiedente asilo. A darne notizia gli avvocati che assistono questa donna. Ancora una volta un tribunale afferma che anche il Ministero dell'Interno è soggetto alla legge. È una vittoria del diritto, hanno dichiarato gli avvocati di questa persona. E della necessità di salvare le vite che arrivano prima di tutto dei migranti è tornato a parlare il Papa Francesco in una lunga intervista concessa al quotidiano La Stampa. Ma Bergoglio, forse come mai prima, è voluto entrare proprio in quella che è la scena politica che accomuna molti paesi europei e che è caratterizzata dai sovranismi e vengono definiti da Bergoglio atteggiamenti di chiusura, portatori di guerre, ma Bergoglio si è anche detto molto preoccupato per discorsi che dice assomigliano molto a quelli di Hitler nel 1934. Il sovranismo mi spaventa, porta alle guerre. Queste sono le parole di Papa Francesco in una lunga intervista sulla Stampa in cui affronta tanti argomenti e fra questi alcuni che producono un'eco fortissima nel dibattito odierno sulla politica, tutta presa a fare i conti con la crisi di governo aperta ieri dal leader della Lega Matteo Salvini. Ragionando sui tempi che stiamo vivendo, il pontefice si dice preoccupato perché si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934 e il riferimento è al prima noi, come dire prima gli italiani, che produce chiusura, chiusura che per Francesco è sinonimo di sovranismo. Una cosa è la sovranità da difendere, anche promuovendo il dialogo con gli altri paesi, un'altra cosa è il sovranismo, definito un'esagerazione che finisce male sempre, porta alle guerre, un sovranismo che per il Papa è il prodotto diretto dei populismi, perché dice una cosa è che il popolo si esprima, un'altra è imporre al popolo l'atteggiamento populista. Sulle pagine della Stampa Bergoglio parla anche di migranti che fuggono dalla guerra e dalla fame, un tema su cui si è speso spesso in controtendenza con i venti della politica italiana ed europea e ribadisce il diritto più importante è quello alla vita. Difende l'Europa che possa ritrovare lo spirito di unione dei padri fondatori, una responsabilità in capo ai vertici delle istituzioni dell'Unione Europea e fra questi Bergoglio ripone la sua fiducia in una donna, la neopresidente della Commissione Ursula von der Leyen. Infine parla dello stato di salute del pianeta e della crisi climatica, una vera urgenza per la guida spirituale cattolica che ha convocato in Vaticano a ottobre un sinodo sull'Amazzonia e che vede nei giovani ecologisti come Greta Thunberg una speranza per il futuro. Idee insomma che nella rovente crisi d'agosto giallo-verde sembrano suggerire non solo ai fedeli in senso ampio ma anche nello specifico alla politica una riflessione sugli orientamenti e le contrapposizioni della imminente prossima campagna elettorale. Adesso andiamo ad Hong Kong perché è il decimo fine settimana di protesta e la Cina sta mettendo in atto una offensiva diplomatica per convincere a suo modo l'Occidente a prendere le distanze da queste proteste, appunto. Centinaia di manifestanti si sono ritrovati all'aeroporto di Hong Kong vestiti di nero con cartelli per chiedere più libertà e democrazia e per criticare la polizia e il governo locale guidato da Carrie Lam per la dura repressione delle manifestazioni iniziate a giugno. Proteste sulle quali Pechino sembra avere le idee chiare e cioè che dietro la mobilitazione anticinese ci sia una regia americana. Secondo l'ambasciatore cinese in Italia Lin Junhua, infatti, il mondo politico degli Stati Uniti sta dando sostegno e amplificando le idee dei
manifestanti. Hong Kong è della Cina e non accettiamo alcun tipo di interferenza straniera, ha aggiunto Li durante una conferenza stampa e poi ha lanciato un avvertimento: chi di spada ferisce, di spada perisce. Li si dice convinto che Washington stia interferendo con il principio un paese due sistemi, incoraggiando con precisi motivi politici i manifestanti più violenti, i quali a suo avviso non avrebbero avuto il coraggio di fare quello che hanno fatto per le strade della città. Ha quindi mostrato alcune immagini delle proteste nelle quali si vede il capo dell'ufficio politico del consolato americano a Hong Kong, Julie Haddaway, insieme ai manifestanti. La Cina è un regime criminale e la risposta degli Stati Uniti, dopo che Pechino ha rivelato informazioni personali della diplomatica statunitense, che in realtà avrebbe solo incontrato i leader studenteschi del Movimento Democratico di Hong Kong. Lo ha detto ieri, 8 agosto, il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Morgan Ortagus, durante una conferenza stampa. Non credo che far trapelare informazioni private di un diplomatico americano, immagini, nomi dei figli, sia una protesta formale. È quello che farebbe un regime criminale, ha detto ai giornalisti. Non è così che si comporterebbe una nazione responsabile. È assolutamente inaccettabile, ha ribadito. Un rogo preoccupante si è scatenato a Faenza all'interno di un polo logistico nella periferia, da dove si alza una colonna di fumo denso e scuro che si può vedere anche a molti chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate violente poco prima dell'una di questa notte, a fuoco tonnellate di materiale, componenti, accessori di plastica per le auto, olio alimentare, ceramiche e vestiari. Fermato per alcune ore il traffico ferroviario tra Faenza e Ravenna, che dista una quarantina di chilometri dal rogo. Il sindaco ha chiesto ai cittadini di non avvicinarsi al luogo dell'incendio e le cause di queste fiamme non sono state ancora del tutto chiarite. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, al ritorno vedremo notizie sportive ed eventuali aggiornamenti. Allora, bentornati in studio, riprendiamo dallo sport, in particolare dal calciomercato, vediamo quali sono le ultime notizie dopo il passaggio di Lukaku all'Inter. L'attaccante adesso l'Inter ce l'ha, quel numero 9 chiesto a gran voce da Conte fin dall'inizio della sua avventura nerazzurra e che rappresenta un taglio netto con l'ex capitano Icardi. Nelle aspettative, l'arrivo di Lukaku potenzia il reparto offensivo e rafforza le ambizioni della società, che però non vuole fermarsi qui, pronta ad affiancare un altro centravanti al 26enne gigante belga. L'obiettivo è sempre Dzeko, deciso ad approdare a Milano. Ieri il procuratore del bosniaco ha parlato con la Roma per velocizzarne la cessione e l'affare potrebbe sbloccarsi entro Ferragosto, alla cifra che hanno sempre ribadito da Trigoria, 20 milioni più bonus. L'Inter si prepara all'affondo con i giallorossi che nel frattempo forzeranno per trovare una valida alternativa. Il sogno di Petrachi sarebbe di segnare uno scambio Dzeko-Icardi, ma non è da escludere un ritorno di fiamma per Higuain, che nelle ultime ore avrebbe timidamente aperto al trasferimento nella capitale. La cessione del Pipita risolverebbe anche un problema alla Juventus, che deve sfoltire gli esuberi al fianco di Ronaldo. La missione di Paratici in Inghilterra, dove ieri si è chiuso il mercato in entrata della Premier League, è stato un mezzo disastro. Dybala e Mandžukić hanno detto no al Manchester United e per l'argentino è sfumata pure l'ipotesi Tottenham. Al numero 10 bianconero restano due opzioni, il Paris Saint-Germain e lo scambio con Icardi, che però l'Inter preferirebbe vendere soltanto cash, senza contropartite tecniche. Un addio su queste basi darebbe infatti a Marotta la liquidità necessaria per soffiare alla Lazio Milinkovic-Savic, che lo Tito valuta intorno ai 90 milioni. Ai nerazzurri intanto è arrivata un'offerta del Bayern Monaco per Perisic. I tedeschi avrebbero spostato il loro interesse sull'esterno croato dopo il grave infortunio subito da Sané, che mette a rischio il passaggio in Baviera del giovane talento del Manchester City. I campioni di Germania propongono un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. C'è l'ok dell'Inter, si aspetta il via libera del giocatore. Ecco, a conclusione di questo telegiornale ampiamente dedicato alla crisi politica in atto arriva un aggiornamento che fa capire come si stia comunque definendo l'iter di questa crisi. Infatti il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato la conferenza dei capigruppo per lunedì 12 agosto alle ore
e 16 e dunque a questo punto sapremo con più precisione quali sono e saranno i tempi. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, vi do appuntamento a domani, ma prima c'è il TG di questa sera alle 20. Arrivederci.